parlando di sostenibilità, che è ormai un tema alla portata di tutti e sulla bocca di tutti, entrando ho visto che raccogliete l'acqua della superficie delle serre all'interno di un laghetto, vero? Sì, in pratica questa è copiovana, viene raccolta e convogliata tutto in un laghetto che poi noi riutilizziamo per irrigare le piante. Sì, il filtro è a sabbia. Abbiamo un filtro a sabbia, viene passato tutto su questo filtro a sabbia e poi viene la... Anche perché è molto importante, il filtro a sabbia va a bloccare quella parte algale che sta all'interno dell'acqua, certo, sì. Ed evita di bloccare gli uccelli, è fondamentale, è la scelta principale che deve fare chiunque lavori in agricoltura. Certo. Complimenti, grazie. Grazie a voi. Allora, signor Greci, innanzitutto grazie e complimenti ancora per questa bella azienda. Senti, in questi anni com'è cambiato un po' l'attività del vivaismo, quindi la preparazione delle piante, l'utilizzo degli agrofarmaci nel suo vivaio? In questi anni si va più mirati, diciamo, se si prende un problema si va su un problema, quindi andiamo più mirati, utilizzando prodotti che bene vengono consigliati. Quindi non più a largo spettro, no, ma insetticidi mirati per quel tipo di problema che si presenta in quel momento. Va bene, perfetto, grazie. Sostenibile.